18 per Alessandro Pintori, il 22 Valerio San Paolo, con il 23 Josip Krepavac e con il numero 24 Hatem Hamura, allenatore della squadra isolana Ekrizoyan Zucco. Ora passiamo di essere non con questa mancia anche più con il capitano Alex Vieira. Buonasera, bentornati qua al Palasport di Bressanone, gentili spettatori di Eleven Sport, per la finalissima di questo secondo turno, di questo secondo turno di semifinale tra il Brixen e il Raimon Sassari. Le due squadre sono in perfetta parità. Il Brixen ha vinto sabato scorso a Sassari con 4 gol di scarto. Il Sassari ha replicato alla grande con 5 gol ieri sera proprio qua in casa del Brixen. Quella di ieri è stata senz'altro una partita dal risultato tutt'altro che scontato. Non si pensava, quantomeno in casa brissinese, di dover affrontare una squadra così in palla come si è dimostrato il Sassari ieri sera. Sul fronte opposto un Brixen irriconoscibile per il numero di errori compiuti sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Con parole povere, nessuno dei brissinesi ieri sera ha raggiunto quello stato di forma usuale. Per contro il Sassari, deciso e determinato ad accedere alla finale scudetto sotto l'abile regia di Bruno Brzic, che si è messo in mostra sia come regista sia come realizzatore. Anche gli altri compagni di squadra, Amuda, De Oliveira e soprattutto anche Valerio San Paolo, hanno disputato veramente una grande partita e il risultato è stato eloquente: una vittoria con 5 gol di scarto, 30-25. Vedremo come andrà oggi. Chiaramente in casa Brixen c'è tutta la determinazione per rifarsi della brutta prestazione di ieri sera. Sentite il pubblico caloroso come sempre, pronto a sostenere i beniamini di casa, che partono subito con il possesso di palla. Formazione tipo con Sonara alla destra, Bulzamini, Ardi Aniballi, Stricker, Dapiran ed Henry Tiballi sul pivot. Ardi Aniballi che imposta la prima azione d'attacco dei biancoverdi. Stricker, i balli, scalare, e c'è la prima rete.
1-0 dunque, contrariamente a ieri quando il Sassari è subito andato sul 3-0. Il Brixen ha messo a segno la sua prima rete nella prima azione d'attacco grazie a Stricker, che anche ieri è stato forse l'unico a salvarsi dal grigiore generale. Amuda, e Amuda si presenta anche quest'oggi subito in palla con una bella azione all'incrocio dei pali. 1-1 dunque. Stricker, Iballi dialoga con Bulzamini, schierato nella posizione di terzino destro. Ancora Stricker, questa volta è Ardian Iballi che va a segno. C'è un fallo su Bruno Brunsaparche di Ardian Iballi sul fronte opposto, 9 metri. Amuda bloccato da Mimikos, 9 metri. Mimikos in questa formazione iniziale quantomeno schierato in difesa, allo scambio con Lucas Stricker. Brzdic, Oliveira, finta, poi va giù e viene bloccato da Endri Tiballi. Gli arbitri fanno cenno di non tollerare azioni difensive troppo robuste. Amuda, gli arbitri fischiano l'invasione d'area del pivot ospite. Va via Stricker, Iballi, e c'è ancora una rete di Ardian Iballi. Viene messo giù e rimane a terra. Ci sono i primi scintille fra i giocatori in campo, con Ardian Iballi che rimane dolorante a terra. Vedremo se ci sarà una sanzione nei confronti di un giocatore ospite. E infatti ci sono i 2 minuti per Halilković per il fallo su Ardian Iballi. Halilković, che anche ieri si è contraddistinto per il suo gioco virulento e molto maschio, proprio anche questo uno dei punti di forza di alcuni giocatori ospiti come Amuda. Adesso c'è addirittura un cartellino rosso nei confronti dell'allenatore Francisco Equizoain, reo di avere protestato troppo energicamente. Nonostante il cartellino rosso, l'allenatore invece ancora contro l'arbitro e ora accompagnato dal commissario di campo si sta dirigendo lentamente verso il pubblico. Certamente una situazione non favorevole per gli ospiti, che si vedono appunto privati del loro dirigente in panchina. Inizio dunque rocambolesco in questa bella, valevole per l'accesso alla finale di sabato prossimo, a conferma che i nervi sono a fior di pelle. Chiaramente il Sassari, dopo la bellissima prestazione di ieri, ha ravvisato la concreta possibilità di farcela su questo difficile campo di Bressanone, dove nell'arco della regular season solo appunto il Sassari è riuscito a vincere, oltre al Bolzano che ha impattato. 3-1 comunque quando siamo giunti ad appena 3 minuti e mezzo
di gioco. Ecco, si riparte con il Sassari che schiena 5 giocatori in campo, sono cioè senza Halilković e senza portiere per via della esclusione dell'allenatore. Vedremo se il Brixen saprà approfittare di questa situazione favorevole. Brzic, Amuda che si alza sui 9 metri. Adesso gli arbitri combinano 2 minuti di sospensione anche per Konstantinos Mimikos, sottolineando in tal modo che vogliono stroncare sin da subito ogni eccessiva azione difensiva. Sei contro 7 dunque con il Sassari che gioca con l'extra player. Bruno Brzic, il solito ruolo di regista, converge al centro, Bronzo, Brzic, Amuda, la mano del passivo è alzata, Amuda viene bloccato da Indri Tiballi, Brzic bloccato da Martin Sonnerer. Ancora un tiro, se ho capito bene, o un passaggio meglio. Amuda, Oliveira. Un unico passaggio ancora. Si deve andare al tiro, lo fa Amuda, che viene bloccato ancora da Bulzamini. Amuda, tiro di Amuda. Tiro che prende in piena faccia Indri Tiballi. Le emozioni non finiscono in questo inizio di partita. Indri Tiballi sul tiro di Amuda ha deviato la palla involontariamente in fallo laterale. Sicuramente non c'era volontarietà in questo tiro. E adesso Dapiran conquista una bella palla in fase difensiva. Alza alto l'incitamento del pubblico, rimasto ovviamente molto deluso ieri per la prestazione di Bobby Beniamini. Adi Aniballi, Stricker, palla persa anche dal Brixen, scintille in ogni frangente. Adesso c'è stato lo scontro tra Sonnerer e San Paolo in questa concitata azione d'attacco del Brixen. Avanti ancora per 3-1 quando siamo al quinto minuto di gioco. Squadre nuovamente al completo dopo il rientro di Mimikos. Ovviamente oggi Bruno Brzic marcato stretto, è stato lui uno degli artefici della vittoria di ieri, come dicevamo prima. Oliveira, grande lavoro di Indri Tiballi, indaffarato a bloccare Oliveira. Il tiro sotto mano di Brzic è bloccato dalla difesa brissinese. Nuovamente alzata la mano del passivo. Brzic, Amuda. Questa volta Amuda perde la palla, va via il Brixen con Ardi Aniballi che mette in moto Kolodziuk. No, anzi, scusate, Bulzamini. Bulzamini chiaramente sollevato per essere riuscito a superare San Paolo dopo che ieri l'estremo difensore ospite gli aveva negato il gol per lungo tempo durante l'inizio partita. Siamo sul 4-1. Il Brixen si dimostra trasformato quantomeno in questo inizio di gara.
vedremo come il Sassari reagirà a questo iniziale gap. Bronzo bloccato da Bulzamini. Oliveira serve a Uda, Brzic sull'ala e va a segno il Sassari. Con Bronzo, 4-2. Bulzamini, Ardiani, Valli, Stricker, sfortunato, prende il palo, va via Sassari, sfondamento su Bulzamini. Sfondamento di Enrico Aldini che non si è avveduto della presenza di Bulzamini, particolarmente carico Davide Bulzamini, ovviamente tutt'altro felice anche lui della sua prestazione opaca di ieri sera. Gianluca Dapiran viene bloccato, Stricker, palla per Ardiani Balli, Iballi. Terza rete per Ardiani Balli con una pregevole girella che non lascia scampo a Valerio San Paolo, 5-2. Vedremo quale delle due squadre avrà subito meglio le fatiche di ieri sera. Oliveira, Amura, Brzic, il passaggio sul pivot viene bloccato, gli arbitri avvisano un fallo, 9 metri. Amuda, Brzic, Oliveira, e ancora la difesa a bloccare l'incursione di Oliveira. Grande difesa oggi del Vixen. Passi fischiati al Sassari. Ardiani Balli butta via una palla, la recupera però Mimikos. Oggi si lotta su ogni pallone e i risultati si vedono. Immagino che Davo Ciutura avrà trovato le parole giuste ieri sera dopo l'incontro. Stricker, Bulzamini, il tiro di Bulzamini è bloccato da San Paolo, c'è a 9 metri. C'è lotta greco-romana tra Oliveira e Henry Tiballi. Stricker, Ardiani Balli che punta Bronzo, fermato. Gli arbitri fischiano lo sfondamento a Henry Tiballi. Palla dunque che torna nelle mani della squadra ospite con rimessa di Valerio San Paolo. Brzic, Amuda, Aldini, Amuda, De Oliveira, sbaglia lo specchio della porta, va via Dapiran e segna Dapiran. Qua ci stavano i due minuti, ma gli arbitri hanno lasciato correre per l'ovvia considerazione che l'azione brissinese è finita in rete. Altrimenti in ipotesi come queste ci stanno tutti i due minuti, ma tant'è, si riprende con il Sassari proteso a rimontare il passivo accumulato in questi primi 12 minuti di gioco.
Amuda, bloccato da Davide Bulzamini. Sono sentite anche tra loro due. D'altro canto la posta in palia è altissima. Oliveira, Henry Tiballi che strappa letteralmente la palla di mano di Oliveira. Amuda. Il gioco viene fermato per un cambio di palla, forse per troppa pece, forse per poca aria. Si prende con i 9 metri di Enrico Aldini. Fallo del mano del passivo alzata. Questa volta Oliveira è sfortunato. La sua girella si stampa sul palo destro di Mate Volarevic. Ci vuole anche un po' di fortuna ovviamente. Fortuna che ieri è venuta anche a mancare in qualche frangente ai padroni di casa. Bulzamini, Stricker, serve Mimikos e Mimikos la mette dentro, 7-2, inizio veramente rassicurante per il Brixen, al quale al momento il Sassari nulla sa contrapporre. Brzic, Oliveira, Amuda, finta di Amuda, gli arbitri fermano l'azione, unendo l'intera difesa brissenese. Amuda cerca di scavalcare i balli. Adesso immagino che ci sarà un 2 minuti. Rimane a terra Enrico Aldini, gli arbitri stanno consultando, ci sarà presumibilmente un 2 minuti contro uno dei due difensori del Brixen, a scelta tra Martin Sonner e Henry Tiballi. Gli arbitri fanno cenno che c'è stata una spinta. Visibilmente acciaccato Giovanni Nardin. Nei 2 minuti c'è un cartellino blu per Henry Tiballi. È una decisione che non piacerà a Davor Ciutura, che si vede privato di uno dei suoi sue colonne difensive. Henry Tiballi dunque dopo 14 minuti deve lasciare il campo. Amuda, c'è il servizio su Brzic che riesce ad andare a rete per la prima volta in questa partita, accorciando sul 7-3. Sabato scorso c'era stato il cartellino rosso per Ardi Anivali per fallo su Bronzo, oggi quello di Henry Tiballi per fallo su Nardin. Bulzamini, Stricker, Dapiran, Ardi Anivali, c'è la mano del passivo alzato e Dapiran da posizione molto angolata non lascia scampo a San Paolo, 8-3, in situazione di inferiorità numerica, che è molto confortante. Amuda,
ancora Volarevic a dire di no a Muda con la deviazione del suo tiraccio sulla traversa. Momento decisamente favorevole per il Brixen, che sta disputando una grossa partita. Chiamato il time out. Non ho capito bene da parte di chi, no, anzi, c'è il commissario di campo che ha qualcosa da dire, sembra nei confronti della panchina brissinese. E ci sono 2 minuti per cambio irregolare. Sono cose che si dovrebbero evitare. Prendere 2 minuti. C'è un po' di bagarre. Vedremo di capire. Sì, c'è la conferma di una sospensione di 2 minuti per cambio irregolare. E adesso il Brixen si trova con 2 uomini in meno. Vedremo se il Sassari saprà approfittare di questa situazione propizia. Brzic, così è, infatti Grbavac ne approfitta per inserirsi nei larghi varchi lasciati per la mancanza di 2 difensori. Dopo altre discussioni si può finalmente riprendere. Il Brixen, i 5 giocatori di movimento, fa meno del portiere. Ancora 1 minuto e mezzo in inferiorità numerica. Ci accorgiamo che nelle file dei Sassari non c'è più Milinkovic. Verificheremo poi durante la pausa se la sua esclusione per il fallo era probabilmente stato sanzionato col rosso. Stricker, Arnivalli, Stricker scavalca il suo fessore. C'è adesso un fallo anche di Oliveira che mette la mano nella faccia di Arnivalli. Mano del passivo alzata. Questa volta gli arbitri fischiano, non ho capito che cosa, probabilmente o passi o sfondamento. Va via il Sassari con Brzic, Grbavac. Calma l'azione, Bruno Brzic, che oggi non trova più tutti quegli spazi che gli erano stati lasciati ieri. Però, come se non l'avessi detto, proprio in questo istante Brzic viene smarcato sulla linea dei 6 metri, il che gli consente di accorciare sull'8 a 5. Adesso il Brixen torna al completo. Esclusioni che hanno consentito al Sassari di riportarsi sotto. Bulzamini. Bulzamini che con un tiraccio imbecca l'incrocio dei pali. C'è però fallo e gli arbitri decretano il primo rigore di questa partita sotto le proteste di Valerio Sampaolo. Martinson ieri è stato implacabile nel tiro dei 7 metri. Vedremo se saprà ripetersi anche quest'oggi. No. Valerio Sampaolo gli dice di no con una parata di piede.
nervosissimo anche Valerio San Paolo. Gli arbitri sorvolano perché solitamente con contegni di questo tipo ci stanno anche i due minuti. Entrambe le squadre sono già penalizzate per esclusioni definitive. Oliveira, Grbavac, para Volanovic e va via ancora Bolzamini che dialoga con Ardi Aniballi che desiste dall'entrare, dal penetrare nella difesa ospite. Ed è un po' di tempo adesso che il Brixen è fermo sugli 8 gol. Chiaramente il ritmo forsennato dei primissimi minuti. Sonderer si fa intercettare un tiro, va via ancora il Sassari, però c'è Volanovic in porta che dice di no a Enrico Aldini. Brixen deve rimanere concentrato e non compiere falli tecnici di passaggi errati. C'è una bella scalare su Sonnerer che però vede ancora San Paolo sugli scudi. Seconda azione sfumata per il Brixen che ha perso un attimino di lucidità nelle conclusioni. C'è il marcamento profondo di Lucas Frick che solo adesso ritorna sulle linee 6 metri. Oliveira, Brzic, bloccato da Dapiran. Viene ardito solo verbalmente per la spinta su Bruno Brzic, oggi chiaramente sorvegliato speciale. Oliveira, Grbavac. Ci sono 9 metri. Diversione di Aldini su Grbavac che cerca di salire proprio Aldini. Grbavac, Brzic, però c'è Volanovic che oggi si presenta come baluardo insormontabile. Nel frattempo siamo giunti al 22esimo minuto del primo tempo con un parziale tutto sommato molto basso dovuto principalmente ai molteplici interventi di entrambi i portieri e gran lavoro chiaramente delle difese. Di Balli, questo è il vero Bolzamini che ieri è venuto a mancare 9-5. Nel Sassari è evidente che viene a mancare l'asse Halilković Hamuda. Brzic, finta di Brzic che serve Grbavac che riesce a superare Volanovic. 9-6. Da Piran. Nardin blocca Davide Bolzamini e adesso anche Davor Chutura fa uso del suo time out chiamando a raccolta i suoi giocatori. Nonostante Brixen stia dominando la gara, il vantaggio accumulato è di sole 3 reti, il che non è proprio una garanzia. Comunque meglio 3 reti di vantaggio che 5 di svantaggio, come era accaduto ieri nel primo tempo. Yeah.
Peccato che tre dei protagonisti di questo incontro abbiano già dovuto prendere posto in sulle tribune. Endri Tiballi, Damir Halilković e l'allenatore ospite Francisco Iquizoyan. Queste esclusioni sono dovute ovviamente all'importanza della posta in palio che hanno indotto entrambe le squadre ad esprimersi col massimo della loro carica agonistica. Si è ripreso adesso con Bulzamini, Stricker, Kolodziuk e Ardiani Balli, bloccato da Aldini e Oliveira. Viene fischiato sfondamento a Lucas Ricker. Bronzo. Brzic. Bronzo. Grbavac. Grbavac, bloccato il suo passaggio verso il pivot. Giustamente Gianluca Dapiran ferma l'azione. C'è un nuovo intervento del commissario di campo. Il commissario di campo la sta facendo da protagonista in questo primo tempo con i suoi ripetuti interventi. Cercheremo di capire cosa sta succedendo. C'è il commissario di campo che si sta dirigendo verso l'allenatore ospite. Discussioni con Iquizoyan. Forse non sarebbe il caso di insistere su questi aspetti secondari della partita. Qua stiamo già essendo un po' troppo fiscali. Che gli espulsi si siedano sul primo o sul terzo gradino della tribuna non dovrebbe veramente essere un problema. Discussioni dunque a non finire. Adesso c'è anche la possibilità, c'è anche la possibilità di riprendere il gioco. Adesso è entrato in campo Maris Versakovs. Stricker, Iballi, Kolodziuk. Il passaggio su Mimikos finisce nelle mani degli ospiti, va via Grbavac che cerca di scavalcare Kolodziuk. Bellissima parata di Volarevic, va via il Brixen con Stricker. Bulzamini che prende ancora il palo, sfortunato Bulzamini che con la sua bordata ha preso completamente il palo. E Volarevic fa un altro miracolo, si lotta su ogni balcone. A terra ci sono Aldini e Ardian Iballi. Ha avuto la meglio Grbavac. Veramente lotta su ogni pallone. Il parquet è da asciugare in più parti, si vede il sudore lasciato dai giocatori nelle loro cadute per terra. 5 minuti ancora alla fine di questo primo entusiasmante tempo, con il Brixen che ha saldamente in mano il parziale, però
lo ripetiamo, 3 gol di vantaggio non rappresentano certo un risultato rassicurante che richiede comunque ancora grande concentrazione. Brzic bloccato da Kolodiuk. Sempre Brzic, Grbavac. Entra, entra e va a segno. Bella azione di Josip Grbavac. Si atterra nuovamente un giocatore. Gli arbitri fanno intervenire il medico di turno. È stato Josip Grbavac a rimanere a terra ed essendo stato chiesto l'intervento del medico sul campo, il numero 23 ospite dovrà lasciare momentaneamente il campo. Entra dopo un'assenza di ben 15 minuti Amuda. ...9-7... Bressanone adesso dovrà cercare di mantenere questo vantaggio fino al suono della sirena e possibilmente di incrementare il suo vantaggio. Stricker che con una bella azione va ancora a segno. Ci sono 2 minuti questa volta per Buno Brbzic. 10-7, quando mancano poco meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo. Nuovamente in inferiorità numerica gli ospiti, che giocano con 6 giocatori di movimento, usando sguarnita la porta. Amuda. Pallini, Amuda, Bronzo. Bronzo mette in moto Oliveira, che entra nella difesa brissinese, viene però bloccato. Nove metri sulla palla Enrico Aldini. Gran lavoro oggi per i pulitori del parquet. Amuda, che pur contrastato da 2 giocatori riesce a mettere la palla alle spalle di Volarevic. Ancora interruzione. Si riprende con Mimikos. 9 metri. Versakos a Gianniballi. Bello scalare per Kolodiuk. Stanislas Kolodiuk, che va a segno per la prima volta in questa gara con una bellissima incursione dalla posizione di alla destra. 11-8. Bronzo adesso al centro della manovra d'attacco. Amuda
marcato a vista da Bulzamini. Oliveira molto aggressiva oggi la difesa brissinese. C'è un nuovo time out chiesto dal Sassari. Ci fermiamo anche noi per un attimino. Si riprende con un tiro franco dai 9 metri ad opera di Enrico Aldini. Bronzo Oliveira che cerca di scavalcare Mimikos. Non ci riesce, c'è a 9 metri per il fallo del greco su Oliveira. Si prende con palla in mano al Sassari, Brzic, Bronzo, Brzic che si sposta verso l'ala, mette in moto Oliveira, la palla finisce nelle mani dei brissinesi che vanno via con Stricker, Mimikos, Mimikos che riesce ad andare a segno ed aumentare il parziale sul 10-8, 12-8 scusate. Solito Brzic, Bronzo, passaggio sbagliato che però Brzic riesce a recuperare prima che finisca in fallo laterale. Bronzo, si alza Bronzo, però il suo tiro è alto e finisce sulla traversa, però è stato scoccato sotto fallo e allora ci sono 9 metri per gli ospiti. 9 metri eseguito da Enrico Aldini. Brzic viene fischiato un fallo d'attacco su Stricker. 30 secondi ancora con la possibilità del Brixen di andare sul più 5. Bersakovs, guardia Nibali, Stricker bloccato da Aldini. Stricker viene messo giù. Ha segnato il numero 30 Mimikos, approfittando di una disattenzione degli ospiti, e finisce dunque 13-8 questo primo tempo a favore del Brixen, mostratosi trasformato questa sera grazie anche alle squalifiche combinate soprattutto contro Halilovic, autentico baluardo della difesa ospite e dell'allenatore Esquezan, che ha sicuramente reso difficile la vita sulla panchina ospite. Sul versante brissinese l'esclusione di Hendrik Balli, pure una grave perdita in fase difensiva. Sul 13-8 dunque termina questo primo tempo, ci fermiamo anche noi.
Eccoci nuovamente in onda per questo secondo tempo dell'incontro. Semifinale scudetto, bella qua a Bressanone tra il padrone di casa e il Raimond Sassari, che ha avuto la palla dell'inizio di questo secondo tempo. Dialoga con Brzic, Oliveira che cerca di scavalcare Mimikos, non vi riesce. Difesa e Brixen molto ben schiarita, però il numero 23 Josip Grabavac trova il varco per insaccare sull'angolino basso alla sinistra di Volarevic. 13-9. Adrian Iballi. Fischiati passi a Adrian Iballi. Parte via ancora il Sassari. Bel servizio di Brzic su Aldini, che però tutto solo dalla linea dei 6 metri si fa parare il tiro da un grande Volarevic. Rimutato il punteggio, 13-9. Brixen con la sua formazione iniziale, con l'unica variante di Mimikos al posto di Endrit Iballi, squalificato. Fiondata di Davide Bulgiamini con un tiro basso contro il quale San Paolo nulla può. Oliveira. Brzic, Oliveira. Scalare il tiro di Umberto Bronzo, però finisce sulla traversa. Nulla di fatto dunque, si riparte sul 14-9. Stricker dialoga con Adrian Iballi, Bulgiamini, Stricker che punta alla difesa e poi va al tiro. Tiro che però trova pronto Valerio San Paolo, che rivia in angolo. Fallo. E ancora Volarevic a dire di no. Imposta nuovamente l'azione il Brixen in versione di ruolo tra Bulgiamini e Stricker. Stricker, Bulgiamini, entra Stricker. Difficile sapere cosa abbia fischiato questa volta l'arbitro. Brzic cerca di andare da solo, Oliveira, Brzic. L'incursione di Grbavac, fermata da Sonnerer. Oliveira, Brzic. C'è fallo di Sonnerer, molto attivo in difesa. Brzic. Fortunato in questo frangente Giovanni Nardin, che si trova la palla tra le mani, tutto solo dalla linea dei 6 metri. E la corsa sul 14-10 sotto il battente tifo del pubblico di casa. I ragazzi di Ciutara mantengono alto il ritmo della competizione. Il tiro, doppio appoggio di Versakovs, non impensierisce più di tanto Valerio San Paolo. E ancora Volarevic, pronto.
Bulzamini. Sonnerer, Versakovs. Ardianiballi. Questa volta gli arbitri lasciano correre un fallo decisamente evidente. Va via Brzic, che segna la sua terza rete. La difesa, l'attacco brissenese stava aspettando il fischio per fallo subito. Gli arbitri invece hanno lasciato correre e hanno consentito a Brzic di andare via tutto solo. Versakovs, Iballi, Bulzamini, bloccato da Aldini. Aldini marca adesso a uomo Bulzamini, che oggi è veramente incontenibile, eppur sotto fallo è riuscito ad insaccare. Quarta rete di Davide Bulzamini, che oggi si dimostrando quel punto di forza che serve al Bressanone per scardinare le difese di squadre quotate come Sassari. De Oliveira, Grbavac, bloccato da Dapiran, che svolge un grande lavoro difensivo quest'oggi. Grbavac, Brzic, bloccato da Bulzamini e Mimikos. 9 metri, eseguito da Aldini. Il sottomano di Grbavac trova ancora pronto Volarevic. Dapiran. Non è ancora entrato in campo Stefano Aceri. Reduce da una contrattura muscolare, che con ogni evidenza viene risparmiato per l'eventuale finale col Fasano. Iballi, che consegna la palla direttamente alle mani degli ospiti. Brzic punta la difesa, serve De Oliveira, che però non riesce a superare Volarevic, che compie la sua ennesima prodezza. Cambio di palla. C'è molta rotazione nelle file del Brixen, circostanza che consente di risparmiare energie ai giocatori titolari. Un po' meno ricambi sulla panchina del Sassari. Bulzamini, Sonnerer, Versakovs. Bulzamini perde palla, ne approfitta il Sassari. C'era un doppio, lasciato correre. Difesa avanzata di Kolodiuk su Hamuda. Bronzo, Hamuda, Bronzo, Hamuda, fallo di Kolodziuk su Hamuda. Bronzo, Hamuda, il tiro di Aldini è bloccato da Volarevic. 9 metri. Il Sassari sta mantenendo
il distacco del primo tempo, anzi ha accumulato un parziale di più uno. Ed adesso è andato ancora a segno con Umberto Bronzo, che non solo segna la rete ma procura anche un due minuti a carico di Kolodziuk. Sono ancora tre dunque le reti di vantaggio del Brixen. Brixen ora in inferiorità numerica. Extra player, come al consueto, dopo una esclusione. Ciutura che mantiene in campo la sua formazione iniziale, l'esclusione di Versakovs. Stricker, bellissimo passaggio di Stricker, che serve. Mimikos, il cui tiro però finisce a lato. E pian piano il Sassa riesce a portarsi sotto con una bella realizzazione di Umberto Bronzo dall'ala. E sono solamente due le reti di vantaggio dei padroni di casa che si vedono confrontati con la rimonta del Sassari. Time out chiesto da coach Ciutura. Un minuto e 16 secondi ancora da scontare per Stanislav Kolodziuk, l'ucraino in forza al Brixen, che quest'oggi ha segnato una rete nel primo tempo. Sempre extra player per il Brixen, che adesso dovrà vedersi del ritorno del Sassari, che ha già rosicchiato tre delle cinque reti di svantaggio del primo tempo. E c'è ancora un'invasione d'area questa volta di Brugger, che non ha acciuffato la palla. Prudenza di Mate Volarevic, che da prima si oppone al tiro di Umberto Bronzo, il quale poi nella ripresa manda la palla sul fondo. Provvidenziale parata di Volarevic. Quando il punteggio, il Sassari si fa minacciosamente sotto, c'è il concreto pericolo di subire il meno uno. E senz'altro un momento importante della partita, anche se mancano ancora 19 minuti alla fine, però è adesso che si devono porre le basi per il risultato finale. Vedremo chi avrà più forza fisica, più concentrazione da mettere in campo in questi ultimi 19 minuti. Sicuramente il Brixen gode quantomeno del fattore campo e del sostegno del proprio pubblico, che però vale fino a un certo punto, come si è visto ieri sera. Lucas Stricker, Adi Niballi, cerca di
andare in elevazione Bulzamini, che però viene stoppato. Adi Aniballi, Stricker, ed è ancora Bulzamini a piegare le mani di Valerio San Paolo. Quinta marcatura di Davide Bulzamini, terza in questa distesa, a trascinare ancora i suoi. Non demorde il Sassari, che si fa sotto minaccioso, però c'è Volarevic nella porta del Dixon, che dice di no all'ospite. Da Piran, Bulzamini, Stricker, rientra Brugger adesso sulla posizione di pivot, doppio pivot adesso del Bixen, che gioca con 7 giocatori di movimento. Bulzamini, Stricker, Ivalli, mano del passivo alzata, e gli arbitri fischiano uno sfondamento a Bulzamini. Va a segno Umberto Bronzo. ...16-14... e Ciotola insiste con i 7 giocatori di movimento, una decisione che sovente è oggetto di critica anche della tifoseria locale. Mimikos, quarta rete di Mimikos per il 17-14. Oliveira, Brzec, Hamuda. Bel tiro da fuori del numero 9 di Oliveira, che segna così la sua prima rete di questo incontro e consente al Sassari di mantenersi a stretto contatto con i brissinesi. Stricker, doppio pivot dei brissinesi, palla per Dapiran, che scarica su Ardi Aniballi, Bulzamini, Stricker, Booker. Rete anche per Maximilian Booker. ...18-15... si va avanti su un sostanziale equilibrio, con il Sassari proteso a cercare il pareggio. Hamuda, pur contrastato, riesce a mettere dentro la palla con Volarevic, che è sulla palla, che però non riesce a trattenerla. Ci sono 2 giocatori a terra, il 30 del Brixen, che sarebbe poi Mimikos, e il numero 11 Umberto Bronzo. Scontro fortuito. In una partita che, mi ripeto, è caratterizzata da forte intensità fisica negli scontri tra giocatori. Non cattiveria, ma proprio agonismo puro. C'è Brzec, che ha qualcosa da ridire agli arbitri.
sono 2 minuti a carico dei Sassari, che adesso è in inferiorità numerica. Versakov tutto solo dalla linea dei 6 metri, sbaglia completamente la mira e manda la palla al lato della porta di San Paolo. Siamo giunti al 16esimo, quindi oltre metà di questa ripresa, con il parziale ancora sul 18-16. Sassano che non demorde, c'è la marcatura avanzata di Kolodziuk, 9 metri di Aldini, Amuda, Grbavac, fermato falosamente da Mimikos. Grbavac fermato da Mimikos, che strattona per la maglia il numero 23, Grbavac, molto pericoloso sempre. Amuda fermato, Amuda, difesa schierata, la conclusione di Umberto Bronzo non va a buon fine. Incursione di Kolodziuk, c'è fallo di Amuda che viene graziato. Nessuna esclusione, ma comunque il rigore per il Brixen. Questa volta sulla palla Lucas Ricker, dopo che Martinson aveva fallito il suo rigore. Ma anche Lucas Ricker non si mostra alquanto deciso nell'esecuzione del tiro. Ci mette la mano San Paolo, che evita così l'incremento del vantaggio brissinese. C'è un po' di stanchezza nelle file del Brixen adesso. C'è Ciutura che incita il sostegno del pubblico, però non è certo quello che viene a mancano. Piuttosto devono essere i giocatori a far la loro parte. Mimikos. Aldini, Oliveira, Amuda, che si gira su se stesso, fermato da Kolodziuk. C'è ancora un intervento del commissario di campo, vedremo questa volta. C'è un cartellino giallo contro Ciutura. Il ruolo dei commissari di campo sarebbe certamente da definire una volta per tutte, perché non può essere che siano loro i protagonisti dell'incontro. Di Oliveira si alza, intervento di Kolodziuk, fallo e rigore per gli ospiti. In un momento della partita che consente ancora al Sassari di avvicinarsi ulteriormente al Brixen. C'è Amuda sulla fatidica linea dei 7 metri. Amuda non fallisce la propizia occasione. E l'incontro è nuovamente tutto aperto, 18-17. Per il Brixen contro un Sassari mai domo, pronto a dare battaglia. Adesso ci vuole lo sprint finale. Siamo al 19esimo minuto del secondo tempo
e non sono più consentiti distrazioni di sorta. Stricker, e gli arbitri fischiano passi a Stricker. Calmano l'azione gli ospiti, attenzione, e infatti un attimo di disattenzione consente a Brzic di andare a rete, di pareggiare le sorti dell'incontro. Quello che sembrava un vantaggio rassicurante per gli ospiti è andato a farsi friggere il Sassari, pur in evidente difficoltà di ossigeno, è riuscito a approfittare delle incertezze dei padroni di casa e ad agguantare il pareggio sul parziale di 18 pari. Torna in campo Davide Bulzamini. Dapiran, che non si è visto ancora in fase di realizzatore. Bloccaggio da dietro di Grbavac su Bulzamini. Pare che sia Bulzamini l'unico. Grande rete di Bulzamini dalla posizione di ala destra. Nuovo vantaggio del Brixen. C'è stanchezza adesso chiaramente in entrambe le file. Amuda, Brzic, Amuda, mano del passivo alzata, parata di Volarevic, però c'è fallo, 9 metri, sempre sotto passivo. Attenzione a Brzic, Amuda. Questa volta la palla finisce direttamente nelle mani di Kolodiuk. Un errore tecnico del Sassari. C'è fallo su Dapiran. Discussioni in campo. L'arbitro che si limita a redarguire verbalmente Enrico Aldini per il fallo su Gianluca Dapiran. Guardi Animali chiama un sistema. Luca Stricca adesso sulla posizione di terzino destro. Dapiran, Stricker, Dapiran, e viene fischiato ancora uno sfondamento ad Dapiran. Veramente strana interpretazione di questi sfondamenti, che per la verità non sembrano assolutamente tali. Palla comunque in mano agli ospiti, che con tutta calma impostano l'azione d'attacco. Oliveira, Brzic, Oliveira, Amuda. C'è una provvidenziale parata di Volarevic. Dapiran. C'è fallo su Dapiran, proteso tutto solo nell'area avversaria. 9 metri. Anche oggi si profila un finale di partita al Cardiopalmo, come in tutte le precedenti partite. Brixen, che ha perso lo smalto nel primo tempo e si trova ora in difficoltà a contenere la rabbiosa reazione della squadra ospite.
Ardi Aniballi, Versakovs, Stricker, Versakovs, Di Giulio. No, tiro di Lucas Rick che finisce di molto oltre la traversa. Altra opportunità per i Sassari di farci sotto. Dirige Bruno Brzic che con impressionante calma imposta l'azione dei suoi. Sassari, al quale si deve dare atto che ha saputo riprendersi in un momento molto difficile e di gestire adesso le sue azioni offensive con calma. Hamuda, Oliveira, il tiro di Brzic finite sul fondo, graziato anche questa volta il Brixen, che farebbe bene a incrementare il suo vantaggio per non vedersi poi esposto a un finale di partita che potrebbe avere anche conseguenze deleterie. I balli Colo Duke, però c'è Valerio San Paolo che dice di no a Colo Duke sul fronte opposto. Gli arbitri concedono un tiro dal rigore al numero 4 per fallo su Aldini. C'è Bruno Brzic sulla palla. No, anzi, è Hamuda che già aveva realizzato sul precedente rigore. E anche questa volta Hamuda non sbaglia. Quinta rete di Hamuda. Parità quando mancano 5 minuti alla fine. I balli da Piran. Stricker. Tiro senza pretese di Gianluca Dapiran, che San Paolo non ha difficoltà a neutralizzare. Bressanone in crisi, ci sentiamo di dire. Adesso c'è lo marcamento avanzato su Bruno Brzic. Opportunità del Sassari di riportarsi nuovamente in vantaggio. Hamuda, attenzione. E infatti Hamuda con un tiro in doppio appoggio porta per la prima volta in vantaggio il Sassari in un incontro pazzesco. Dapiran, Versakovs, Bulzamini. Incredibile il tiro dai 6 metri di Ardi Aniballi, viene bloccato da Valerio San Paolo. Sassari galvanizzato con l'opportunità di apportarsi addirittura sul più 2 quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Hamuda che entra di forza, viene bloccato dalla difesa brissinese. Adesso la pressione si sta facendo insopportabile. Sassari con Brzic che imposta su Hamuda. Guai adesso a prendere un gol, potrebbe essere la fine. Grbavac. Bressanone che rientra in possesso di palla. Stricker, adesso le palle si stanno facendo pesanti.
bisogna assolutamente andare a rete. Stricker, intervento su Stricker, 9 metri, non c'è tempo di perdere, da perdere. E gli arbitri fischiano un fallo d'attacco al Bressanone. Con tutta calma il Sassari imposta la sua nuova azione. Brzic, Bronzo, Amuda, palla persa dal Sassari che consente a Brixen di mettersi ancora, andare ancora sotto. Capiran, rete di Dapiran, è il pareggio all'ultimo minuto della partita, si decide tutto in 50 secondi. Il Sassari chiede il time out.
Robinson.